Ciao a tutti ragazzi, bentornati su TG. Qui Shanks su Assassin's Creed Origins, gli occulti, espansione dell'ultimo capitolo della saga. In questo video vi spiego come completare la missione secondaria Frammenti di Stella, che vi sarà assegnata arrivando ad un certo punto della storia e che vi ricompenserà con quelle che probabilmente sono le migliori doppie spade attualmente presenti nel gioco. Prima di cominciare, lasciare un like al video è una cosa super apprezzata e se siete nuovi, cliccate anche sul pulsante iscriviti per non perdere i prossimi video. Come accennato prima, completando una delle missioni principali dell'espansione, che non vi mostro per evitarvi spoiler, entrerete in possesso della pergamena di Thoth e della missione secondaria chiamata Frammenti di Stella. Tranquilli, non è un oggetto mancabile e presto o tardi, semplicemente giocando al DLC, ne entrerete in possesso. Per risolvere l'enigma contenuta in questa pergamena, dovete recarvi al Tempio di Thoth e raccogliere il cristallo di Thoth nascosto dietro le grandi radici dell'albero presente nel Tempio. Una volta ottenuto il cristallo, scalate l'obelisco del tempio e posizionatelo sulla sua sommità. A questo punto dovrete risolvere un altro breve e semplice enigma, la cui soluzione consiste nel fare in modo che i due fasci di luce raggiungano la porta dove poco prima avete raccolto il cristallo. Per fare in modo che ciò avvenga, riflettete la luce sui vari specchi immediatamente ai lati del passaggio che sta di fronte all'albero. Fatto ciò, otterrete l'accesso alla cripta nascosta e alle lame di Thoth, tra le migliori, se non le migliori, doppie spade del gioco. Questa quindi era la guida su come completare la missione ed ottenere quest'arma. Spero di esservi stato utile e vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Ci rivedremo molto presto con altri video su Assassin's Creed. Da Shanks è tutto, passo e chiudo.